Ciao, allora, io sono qua comoda sul letto, ho trovato una postazione comoda con la luce naturale, quindi non so come sarà la qualità del video, se si vedrà bene o meno, però dato che stamattina mi sono svegliata presto per andare a fare delle analisi, eccetera, c'era questa bella giornata, ho detto sai che c'è, provo a fare il video con la luce naturale qui davanti alla finestra, anche se non è la stessa cosa di avere la luce artificiale che ti prende in modo omogeneo. Ah, il punto non è questo, il punto è che oggi voglio fare un video che mi avete richiesto più che altro, che raggruppa tante vostre domande, tante vostre curiosità, tante domande che mi avete fatto anche soprattutto nei DM di Instagram, sia di persone che hanno la curiosità, ovviamente conoscendomi, seguendomi da un po', sia di persone che sono anche loro in attesa, così per confrontarci un attimo. E quindi ho deciso di segnarmi a poco i punti, diciamo, chiave che raggruppassero un po' tutte le vostre curiosità, eccetera, per poi fare un video. Ho deciso di fare questo video nonostante non voglio incentrare il mio canale sulla gravidanza, cioè farlo diventare il macro elemento del mio canale, però capisco che comunque è un argomento che può interessare sia per curiosità che per condivisione, nel senso per chi sta vivendo la stessa cosa, e quindi ho deciso di fare questo video. Mi sono arrivate anche delle domande sempre private, però sotto un altro punto di vista, ovvero per quanto riguarda le relazioni, sia quella attuale che quella passata. C'è chi ancora non aveva chiaro il fatto che io mi fossi lasciata dal mio vecchio fidanzato, quello con cui, diciamo, ho convissuto per anni. Però non mi andava di fare un video in cui io parlo della mia relazione passata, della mia relazione attuale, eccetera, perché non ne vedo il motivo, non ne sento proprio qua, mentre per la gravidanza sia, ok, ci sta la curiosità, quindi posso rispondere, ma c'è anche la condivisione, non lo so, è già diverso. Il fatto di condividere, di mettermi qua a parlare, a spiegarvi perché, per come, cosa è successo, e anche se non dovessi raccontarvi cosa è successo, però comunque mettermi lì a parlare di quello lo vedo superfluo, non lo vedo necessario, non lo vedo, non lo so, non ne vedo il motivo. Quindi non lo farò. Vi dirò soltanto che ovviamente sto con un'altra persona, non sono tornata col mio ex fidanzato, ma sto con un'altra persona. Quindi basta, solo questo. Io direi di seguire tutti i punti, anche se io e i discorsi lineari siamo proprio di due mondi a parte, però ci proverò. Scoperta e sintomi. Questa è, diciamo, un punto che ha interessato tante persone. Come l'hai scoperto e quali sono stati i tuoi sintomi? Anche, era una gravidanza cercata? Ovviamente non è la cosa più carina del mondo ogni volta rispondere a queste domande. C'è chi dice, ma non si dice, non esistono gravidanze che non sono volute, non esistono gravidanze di qua, di là, bla bla bla. È ovvio che io non fossi lì a cercare una gravidanza, questo penso sia normale. Se un giorno mio figlio dovesse vedere questo video, amore mio, capisci bene che è così. Quindi non eravamo lì che stavamo cercando una gravidanza, il rapporto tra me e il mio attuale fidanzato non era quello che è adesso, ovviamente, però era un rapporto particolare, cioè proprio tutto il nostro rapporto è stato particolare. Quindi c'è stato proprio questo legame, anche soprattutto come amicizia tra me e lui. E anche credo che sia questo il bello di noi, che proprio c'è questo rapporto come se fossimo in primis amici. Vabbè, niente, non lo stavamo cercando, non stavo cercando un figlio. I miei sintomi quali sono stati? Partiamoci dal presupposto che io non ho mai avuto un ciclo folle, cioè io ho avuto un ciclo, anzi, proprio zenith, come si dice, sono stata proprio sempre svizzera. Il massimo di cambiamento, cioè di ritardo che io potessi avere, doveva venirmi la mattina, cioè tipo mi doveva venire il 25 aprile, anziché venirmi la mattina, mi veniva la sera, però diciamo che
mi veniva praticamente sempre il giorno preciso, nonostante io non prendessi la pillola, quindi non avessi nulla che regolarizzasse il ciclo. Io avevo un ciclo preciso che durava 3 giorni senza dolori, senza niente di particolare, quindi favoloso. Ogni tanto mi veniva un po' più doloroso, però comunque era raro. Quindi il mio ciclo era perfetto, era puntuale, durava poco. Favola. Quel giorno io ho scoperto di essere incinta a giugno. Credo fosse il 23, e niente, ero in ritardo di 4 giorni. Volevo aspettare di compiere una settimana perché ho detto no, cioè 4 giorni come che siano, cioè c'è gente a cui manca il ciclo 10 giorni, e poi era soltanto un ritardo così, perché comunque io ero molto stressata, avevo cambiato di nuovo casa, avevo cambiato di nuovo lavoro, cioè la mia vita. Immagino quella un po' di tutti, nell'ultimo periodo è stato un po' un tram tram, però la mia vita, io posso parlare ovviamente per la mia esperienza, mi ha messo veramente proprio lo stress proprio psicologico c'è stato, e quindi ho dato la colpa a quello, come molto spesso in molti casi si fa, si dice vabbè sono stressata, sarà ritardando per quello, a volte è così, a volte no. Decidiamo. La sera del 23, mi sembra, la sera del 22, la sera del 23, non mi ricordo, di fare il test. Io sono stata un po' trasportata da lui, nel senso che io avrei aspettato una settimana, però ho detto vabbè, facciamolo, domani ho il vaccino, perché l'indomani avrei avuto la prima dose di vaccino. Ho detto domani ho il vaccino, almeno so se sono, sto facendo incinta o no. E quindi questo. I miei sintomi, io non, cioè io ero convinta che mi stesse venendo il ciclo, e quello è il punto, perché avevo dolori uguali al ciclo, al basso ventre, proprio identici, proprio sai quel dolorino quando proprio sta arrivando e dice eccomi, arrivo, era proprio quel dolore. Poi l'unica cosa di diverso che avevo era il male, il dolore al seno. Ogni tanto mi capitava di avere dolore al seno con in preciclo o durante il ciclo, però stavolta era veramente forte. Quando mi mettevo a pancia in giù, perché io dormivo solo a pancia in giù, il fastidio cane. Quindi ho detto, boh, magari stavolta mi ha preso così, però mettici il ritardo di 4 giorni più dormire, cioè dolore al seno così forte, mi è venuto un attimo il dubbio. E quindi niente, abbiamo fatto il test insieme. Subito positivo. Quando ovviamente vedi il test positivo, la reazione, ma sta registrando, sì, la reazione è forte, sia che tu lo stia aspettando, cioè sia che tu stia cercando una gravidanza, che tu non lo stia cercando, la reazione comunque è forte. È un momento, credo, che tu non ti dimenticherai mai, almeno io non mi dimenticherò mai tutti quei vari passaggi, ce li ho qua che me li ripercorro nella mente. E quindi niente, questo è stato come l'ho scoperto, l'abbiamo fatto insieme, quindi alcuni mi hanno detto ma come l'hai detto a lui? E l'hai detto subito, in realtà l'abbiamo fatto proprio insieme. Allora la mia reazione è stata ovviamente di shock, perché in quel momento della mia vita tutto mi sarei immaginata, perché io proprio negli ultimi anni ce ne sono stati di cambiamenti nella mia vita, proprio così. E diciamo che questo è stato bomba, una bomba, per dirmi Valentina, aspettati sempre di tutto. E niente, quindi la mia reazione è stata lì per lì, sono stata travolta, però molto razionale, cioè l'ho presa con razionalità, ho detto pensiamo un attimo che cosa dobbiamo fare, cioè nel senso che io lo voglia tenere è brutto. Ridurre tutto a questa frase, che io la voglia tenere o no, però alla fine è questo. Siamo libere noi donne, per fortuna, di decidere, quindi mi sentivo libera effettivamente di decidere se tenerlo o no. Quindi ero abbastanza serena, nonostante non è come, non lo so come liberarsi di una piantina. O regalare il pesce rosso alla nonna. È ovviamente diverso, però diciamo che sono stata abbastanza razionale e ferma. La reazione è stata un po'
particolare, anche perché noi eravamo stati insieme quel periodo vicini, diciamo, però lui poi doveva andare a lavorare fuori, io avevo appena lasciato un lavoro a tempo indeterminato, perché dove lavoravo prima, Palermo e Milano, io avevo un contratto a tempo indeterminato, ero tranquilla, lavorativamente parlando, quindi avevo già trovato un altro lavoro, però comunque era un contratto che aveva scadenza un anno, quindi ho detto, cioè, lascio l'indeterminato che comunque è sempre, diciamo, una certezza e mi butto, dico, ma chi se ne frega, tanto non ho vincoli, non ho niente e niente, in realtà rimango incinta, quindi dico, Valentina, le scelte fatte nel momento giusto. Scusate, non ho veramente, come si dice, il risetto con questi capelli, però ci devo fare, non lo so. È stato facile, cioè lo dico, l'affermo, nonostante io abbia 30 anni quasi, ne ho 29 ancora, ne avevo 28, ne ho fatti 29 a luglio, quindi sì, ne avevo 28 quando l'ho scoperto, ho fatto 29 a luglio, ne farò 33. Nonostante io abbia quasi 30 anni, non vuol dire niente. Tu puoi sentirti prontissima, la persona più pronta del mondo a 20 anni, e poi non sentirti pronta a 40 o non volerne o quel che vuoi, però dici non ne vuoi e ti adoperi per non averne. Però purtroppo nella vita, purtroppo, o direi a questo punto, per fortuna, la vita è imprevedibile e quindi siamo qua. Di quanti mesi sono? Mi avete chiesto di quanti mesi sono? Sono di, nonostante io l'abbia detto nel video, quello della, dove parlo, che è della mia nuova vita, si chiama La mia nuova vita, mi sembra. Sono alla fine del settimo. Io credo che tra 10 giorni, 9 giorni, entrerò all'ottavo mese. Quindi mancano esattamente 10 settimane, poi può arrivare prima, può arrivare dopo, però da calendario mancano 10 settimane. Cambiamento fisico, anche qui ho ricevuto diversi commenti in cui mi veniva chiesto Valentina, ma tu come lo stai vivendo? Io, allora, ci sono state delle ragazze che mi hanno detto io ho un po' di timore ad avere una gravidanza, nel senso penso, anche se sono giovane, anche se sono di qua, anche se non è contemplata, a come cambierà il mio fisico, perché io ci tengo, perché sono fissato, oppure altri hanno detto, ah, come l'hai presa, che tu eri così, magrolina, o come hai visto il cambiamento fisico, bla 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 bla. Allora, il cambiamento fisico c'è, è palese, e si sente, te lo senti tutto, sia fuori che dentro, ti senti la pesantezza, ti senti tutto, ti senti, ti vedi stravolta, però onestamente non gli do tutto quel peso, cioè io sono consapevole del fatto che una volta partorito, una volta stabilizzata, diciamo, una volta che la mia priorità, diciamo, possa dare priorità a quello, io possa tornare in forma, rimettermi in forma per quanto mi sarà possibile con i tempi e tutto. Però non gli ho dato, cioè nel senso, come dirvi, ho preso. Io non voglio dire quanto ho preso nello specifico perché poi è troppo personale, magari si fanno termini di paragone anche con la pancia, a fare vedere la pancia, ah, ma perché ce l'hai così piccola, io ce l'ho più grande, ah, perché ce l'hai così grande, io ce l'ho più piccola, bla 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 bla. E anche il fatto del peso è una cosa un po' delicata. Però io ad oggi, che sono alla fine del settimo, vi dico che la mia dietologa mi ha messa a dieta, la mia ginecologa mi ha messa a dieta. E quindi da gennaio inizierò la dieta perché ho messo più peso rispetto a quello che dovevo prendere. Però non sono sconvolta e dirò: oh mio Dio, non tornerò più quella che ero. Cioè, alla fine c'ho un cristiano dentro di me e quindi è pure più che lecito che io sia cambiata. Vorrei avere avuto una gravidanza come quella di Belen, che praticamente sembrava che si fosse mangiata due susine, partorito, tornata fantastica. Comunque sono sempre stata un tipo super dinamico, ho sempre camminato, mi sono sempre mossa, allenata, anche se non con costanza, quindi lo sento che c'è qualcosa di diverso nel mio corpo. Però onestamente
non gli do tutto questo, non gli do tutto questo peso, quando sarà il momento, quando tra le mie priorità, che poi la priorità sarà mio figlio, mi rimetterò in forma. Io ora mi sto allenando, infatti mi avete chiesto qua, allenamento, mi sto allenando, però ho iniziato ad allenarmi tardi. Io all'inizio mangiavo molto di più, all'inizio della gravidanza mangiavo molto peggio, molto di più e mi muovevo molto meno. Invece ultimamente mangio meglio, non perché me l'abbia detto la ginecologa, già da un po' prima, avevo iniziato a mangiare meglio, soprattutto non meno, perché comunque mangio, ma mangio molto meglio e mi alleno. È una cosa carina che facciamo io e il mio fidanzato è che ci alleniamo insieme, facciamo gli allenamenti della gravidanza, però li facciamo insieme. Quindi anche lui, nonostante sia così, fa gli allenamenti per le donne incinte. Questa cosa è carina, ci mettiamo lì, facciamo mezz'oretta, io mi alleno dal quarto d'ora minimo. Raramente faccio il quarto d'ora alla mezz'ora al giorno, tranne un giorno di rest, un giorno di pausa me lo prendo. Tipo oggi che sono andata a fare le analisi, ho camminato, bla bla bla, me lo prendo come giorno libero e mi prendo un giorno libero a settimana. Sinceramente, se mi sento un po' più stanca, faccio 15 minuti, però vi devo dire che me la sento, non ho nessun tipo di problema. Se non dovessi sentirmela più di allenarmi, mi sentissi stanca, eccetera, mi fermerei senza problemi. Lo sto facendo poi per rafforzare anche la mia muscolatura, perché sono proprio gli esercizi tutti mirati. Se volete poi sapere chi sto seguendo, quali esercizi sto seguendo, chiedetemeli e ve li lascio giù nell'info box, perché ho trovato delle youtuber, come si dicono, delle personal trainer bravissime. Poi tutto ok, nel senso, mi avete chiesto tante come sei stata, se hai avuto le nausea, se sei stata male, se hai avuto problemi, eccetera, se è andato tutto liscio finora. Io sono adesso appunto, sono al terzo trimestre, praticamente sto finendo il tutto, quindi il primo e il secondo, soprattutto il primo, sono quelli un po' più pesantucci sotto il punto di vista. Cioè, sono tutti pesanti a loro modo. L'ultimo trimestre sicuramente è pesante perché c'è ancora più peso corporeo, sei un po' più stanca, ti manca un po' più il fiato, eccetera. Il primo trimestre io sono stata benissimo. Non ho avuto mai nausea. Le nausea ce le ho avute un giorno in cui sono arrivata a casa, ho rimesso, fine, cioè proprio quel giorno è stato tutto limitato a una giornata delle nausea, per fortuna, per fortuna. E poi non ho avuto mai nulla. Ho avuto l'unica cosa che soprattutto mi è venuta il primo mese, cioè il primo trimestre, sì, è stata quella del mal di schiena. Ho avuto questo mal di schiena proprio che mi ha un po' Destabilizzato? Debilitata? Debilitata? Impazzita? Vabbè, lasciatemi stare. e quindi ho avuto questo mal di schiena che però poi mi ha lasciata e però poi al terzo trimestre è tornato peggio di prima. Cioè ci sono state delle notti in cui io proprio non potevo dormire per il mal di schiena, assolutamente, né di lato, né lateralmente, né a pancia in su, proprio in nessun modo io potevo dormire perché avevo questo mal di schiena, non lombare come dicono che viene lombare, ma proprio al centro della schiena, da un lato, fortissimo, cioè se camminavo, se stavo in piedi, non lo sentivo più di tanto, ma se stavo sdraiato, stavo seduta, era la fine. Io se andavo a mangiare fuori o mentre mangiavo a cena normalmente, però se ceni a casa, il tempo in cui sei seduta è un po' più ridotto, cioè io non sto tipo 4 ore seduta, invece se andavo a cena fuori, quindi stavo un po' più tempo seduta, terribile, cioè non riuscivo a stare in nessun modo. Quindi questo mal di schiena è stato l'unico, diciamo, problema che ho avuto. Poi sono andata una volta al pronto soccorso ostetrico perché ho avuto un episodio di perdite su roselline colorite e quindi lì, essendo nei primi mesi, credo fossi al terzo,
Il mio ginecologo mi ha detto: guarda, vai subito al pronto soccorso ostetrico perché può essere una minaccia. E ovviamente siamo corsi al pronto soccorso ostetrico, non c'era distacco, non c'era nulla, però comunque mi sono dovuta riposare un po'. E quindi questi sono stati gli unici intoppi, se così li vogliamo chiamare, ma sono state veramente cose irrisorie, veramente stupide. Io ringrazio veramente il cielo che la mia gravidanza fino ad oggi, e spero che continui così, sia stata così tranquilla, perché ho avuto sempre abbastanza energie, non ho appunto avuto nausea forti, cosa comune, che comunque ti costringono a non poter fare nulla, nemmeno poterti nutrire come dovresti, quindi veramente è brutto, e a nemmeno cose diciamo un po' più importanti, quindi veramente sono stata molto fortunata sotto questo punto di vista. E alimentazione, vabbè, qua ho scritto alimentazione e allenamento. Allenamento l'ho già detto, mi alleno 6 volte a settimana più o meno, faccio veramente cose da proprio apposta per la gravidanza. E poi il mio fidanzato è stato anche personal trainer, quindi comunque non mi sto allenando da sola e faccio cagate. E nonostante io segua delle schede su YouTube di una delle personal trainer incinte, quindi sanno cosa fanno, c'è anche lui con me che se faccio qualche movimento sbagliato, c'è qualcosa che gli puzza, me lo fa notare. Alimentazione, che alimentazione stai seguendo? L'hai cambiata? Bla bla bla. Ultimamente, vi devo dire, all'inizio mangiavo molte più schifezze, non ho mai avuto voglie particolari, perché io ho sempre avuto le voglie nella mia vita, cioè la gravidanza non mi ha cambiata sotto quel punto di vista, perché ho avuto sempre fame di tutto, ho sempre mangiato tutto e sono stata abbastanza ingorda sempre, non mi ha stravolto sotto quel punto di vista. Ho iniziato a mangiare la pasta, l'unica differenza è che io non ho mai mangiato tanta pasta. Vi dico che quando vivevo da sola a Palermo, esempio, la pasta in un anno che ho vissuto a Palermo l'ho mangiata 3 volte in un anno. Quindi, perché io proprio non la mangiavo mai, preferivo i secondi, i panini, cose varie, insalate, bla bla bla, ma pasta mai, riso ogni tanto. Invece adesso, cioè da quando sono rimasta incinta, la pasta la devo mangiare ogni giorno, ma proprio sento la necessità di mangiare la pasta. Per me questa è una cosa assurda, che io non sono mai stata pastara, come si dice, mai. Quindi la mia alimentazione è cambiata per quello, perché ho iniziato a mangiare la pasta. Non so se mi continuerà questa necessità di pasta, però la pasta mangio, poi tutto il resto uguale più o meno. Ovviamente per la toxo e friends non posso mangiare crudo, non posso mangiare tutto ciò che è legato al mondo della crudité, del sushi, bontà, però diciamo che dopo i primi mesi in cui vorresti uccidere, piuttosto, diciamo che poi ti abitui un po'. Però non vedo l'ora di mangiare qualcosa del genere. Poi la relazione, si domande sulla relazione, se lui c'è, se sto con lui, se conviviamo, dove conviviamo, bla bla bla. Non fa parte della gravidanza, però me l'avete chiesto in tanti, quindi sì, io vivo con lui. Vivo con Carlo, gli diamo un nome, si chiama Carlo, povero Cristo. Vivo con lui e quindi niente, viviamo insieme, viviamo a Siena, che ce l'avete chiesto anche qui in diversi, dove vivo adesso, adesso vivo a Siena. E per adesso viviamo qua. E il bambino nascerà qua, perché mi avete chiesto dove nascerà: nascerà giù, nascerà su, nascerà al centro, nascerà a Siena il bimbo. Perché mi avete chiesto il sesso, e il sesso è maschio. Non ho mai tenuto nascosto, non ho mai voluto fare hype sul sesso di mio figlio. Diciamo che io sempre, da quando sono rimasta incinta, non si dovrebbe dire, cioè dovremmo dire: ma guarda, l'importante è che sta bene. È ovvio che l'importante è che stia bene, fino adesso cresce bene, sta bene, quindi sono felicissima, però ho sempre avuto il pallino e il desiderio che fosse maschio da quando ho scoperto di essere incinta, perché io mi sono sempre vista come mamma di un maschio, cioè io proprio non lo so, forse perché sono sempre stata circondata da donne, due sorelle, mamma ha due sorelle, e quindi sì,
Diciamo che ci stava la presenza di un maschio. Io boh, mi sono sempre sentita che fosse maschio e ho sentito sempre il desiderio, un po' più la propensione per un maschio. Ovviamente, se fosse stata femmina, è ovvio, è inutile, è superfluo dire, sarei stata comunque felice. Quindi sono felicissima che sia maschio. E quindi niente. Che altro? Quindi il sesso l'abbiamo detto, dove nascerà l'abbiamo detto, quindi la data è prevista per fine febbraio, vedremo se nascerà prima o se nascerà dopo. È molto 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 movimentato, questo bambino si muove tantissimo. Ho fatto le visite, mi hanno visto tre ginecologi, una qua a Siena e due giù, e tutti erano un po' tipo sorpresi da quanto si muovesse. Questo bambino si muove tantissimo. Io comunque mi muovo, non sto mai ferma, sono bella vivace, quindi mi hanno detto con molta probabilità andrà via di casa presto, però vedremo, cioè quando vuole uscire, esce, l'importante è che esce. E niente, quindi questo è quanto. Non so se mi dimentico nulla, se ho sorvolato qualcosa o se ho detto cose superflue di cui non me ne può fregare niente, però boh. Questo è quanto. Mi andava di condividerlo con voi. Se avete delle altre curiosità, qualsiasi cosa, potete pure dirmelo. Vi farò vedere poi prossimamente anche qualche acquistino che ho fatto. Non ho preparato la valigia per il parto ancora, cioè c'è chi la prepara già adesso, a queste settimane. Sono 29 settimane, devo entrare la 30ª. E già la prepara, io non l'ho preparata ancora, sto temporeggiando un attimo, mi sono arrivate l'altro ieri le cose da mettere dentro, mi manca ovviamente qualcosa, però la farò presto. Spero di aver risposto in maniera lineare, ma non credo perché io ho sempre questo modo confuso di parlare, di esprimermi, però vabbè, apprezzate. E niente, io con questo trucco sobrio alle 10 di mattina vi saluto e vi ringrazio per tutto l'affetto appunto che mi avete dimostrato fino ad ora. E niente, seguiranno poi aggiornamenti vari su come proseguirà questo terzo trimestre, nonché ultimo. Va bene, grazie per la compagnia e ciao. Sono ho il fiatone pure così, cioè.